ha visto se c'era nella zona nebbia al momento in cui siete usciti. Ma siamo usciti fuori, c'era fumo, nebbia, non lo so dove distinguere. Al momento dell'urto sul posto gravava una fitta nebbia che non permetteva di vedere terra. Ricorda di aver reso queste dichiarazioni. Per molti quella sera il porto di Livorno è diventato il porto delle nebbie. Il porto della nebbia che qualcuno ha visto, qualcuno non ha notato, qualcuno ha soltanto immaginato. Nei vari processi la nebbia è diventata la vera causa del disastro, una nebbia fitta, tanto da impedire agli uomini in plancia di comando di vedere l'enorme petroliera di 270 metri illuminata al giorno, una nebbia che quella sera si sarebbe manifestata solo attorno all'Agipa Abruzzo. La cosa che illuminava la nebbia non ce n'era, lì per lì. E arriva tutto insieme, nebbia e fuoco arriva. E poi c'è questo video amatoriale, sono le uniche immagini del disastro, sono state riprese dalla costa, si vedono i bagliori dell'incendio sull'acqua, ma non la nebbia. I video, molte testimonianze, le registrazioni del canale 16 VHF e le condizioni meteo accertate del 10 aprile 1991 sembrano escludere la presenza di nebbia, così come la comunicazione radio del marconista dell'Agipa Abruzzo che cerca di far capire a chi sta a terra quale sia la posizione della petroliera. Eppure, nella richiesta di archiviazione del 2010, i PM spiegano che a peggiorare le cose c'è la decisione della plancia del Moby Prince di accendere i fari puntati sulla prua. I cosiddetti fari cercanaferi sarebbero stati accesi con la speranza di migliorare la visibilità, ma avrebbero in realtà peggiorato le cose. Si tratta molto probabilmente di un'interpretazione e di un errore. In realtà i PM intendono i fari di illuminazione del ponte di manovra e non i cercanaferi. Ma nemmeno il diportista più inesperto li avrebbe accesi per migliorare la visibilità durante la navigazione notturna. Secondo i periti di parte, i riflettori sarebbero stati accesi invece per un altro motivo, ignorato dagli inquirenti. L'esplosione accertata nel locale in che di prua che creò uno squarcio sul ponte della nave, uno squarcio a forma di sette, eccolo. I fari erano stati accesi per questo motivo? Davanti al porto di Livorno, in una vasta area a forma di imbuto, vigeva il divieto di ancoraggio e pesca. L'ipotesi che la petroliera Agipa Abruzzo stesse all'interno di quest'area è stata scartata sin dall'inizio dal comandante del porto, Sergio Albanese, e dal comandante della petroliera, Renato Superina. La nave, l'Agipa Abruzzo, alla fonda, in un punto di ancoraggio previsto, in una sua posizione senz'altro rigorosa. La nave era a posto nel modo più assoluto. A poche settimane dall'incidente è lo stesso comandante Albanese a presentare la prima relazione tecnica per il PM del primo processo. Nell'ultima pagina, su di una fotocopia parziale di carta nautica, è appuntata a mano la posizione dell'Agipa Abruzzo, senza alcuna firma. La posizione è regolare, fuori dalla zona vietata. Nella sentenza di primo grado il giudice asserisce che la posizione della collisione è questa. La sentenza d'appello invece indica come posizione più probabile questa. Ma quelli che sembrano numeri incomprensibili, riportati sulla carta nautica, svelano un particolare non da poco. Nessuno si accorge che entrambe le posizioni si trovano all'interno dell'area di divieto di ancoraggio e pesca. Incredibilmente, le due sentenze contengono quelle che sembrano essere due notizie di reato. Nel 2009 un collegio di pubblici ministeri affida agli ammiragli Rosati e Borsa il compito di stabilire una volta per tutte la posizione dell'incidente. Vengono individuati 13 punti tramite un metodo statistico, costruendo un rettangolo che li contiene tutti, emerge una 14ª posizione, appena fuori dalla zona di divieto. Ci sono poi video e fotografie come questa scattata alle prime luci dell'alba, utili a capire qual era la posizione di ancoraggio della petroliera, un dato fondamentale per eliminare il dubbio. Ma 25 anni dopo emerge anche questo documento. Sono gli appunti dell'equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di Porto, scritti a mano sul brogliaccio di navigazione alle 2:05 della notte dell'incidente. Nell'inchiesta, realizzata subito dopo la tragedia, non c'è traccia di questo straordinario documento, emerso solo ora dagli archivi. E ancora, se la petroliera fosse davvero stata all'esterno dell'area di ancoraggio e pesca, Moby Prince avrebbe dovuto seguire una rotta senza alcun senso che l'avrebbe portata prima a sfiorare l'isola d'Elba e poi sulle secche dell'isola di Pianosa.
incertezze e tanti misteri per anni hanno proliferato attorno alla vicenda del Moby Prince. La vicinanza con la base americana di Camp Derby a Livorno e la presenza in radar di numerose navi americane, alcune militarizzate, hanno contribuito sensibilmente. Con certezza sappiamo che la guerra del Golfo era finita da poche settimane e che la base statunitense era meta di un viavai frenetico di uomini, mezzi e attrezzature. Uno dei tanti enigmi recentemente risolto riguarda la nave Teresa, cercata per anni dagli inquirenti. Ascoltiamo la registrazione radio. Qui è Teresa, a nave 1 in rada a Livorno. Mi allontano, mi allontano. Chi è Teresa? Chi è nave 1 in rada a Livorno? E perché 30 minuti dopo l'incidente Teresa si allontana velocemente dal luogo della tragedia? Nessuna nave con nome Teresa è registrata in porto quella notte. È un nome in codice. Tramite semplici comparazioni audio realizzate dallo studio Bardazza di Milano è stato possibile risalire alla reale identità della nave. Si tratta di Galant 2, una nave militarizzata americana, e a parlare alla radio è il comandante greco Teodossiu. Ecco la comparazione dell'audio. Le comparazioni audio e i tracciati confermano Teresa e Galant 2 che quella notte era impegnata nel trasporto di materiali, probabilmente armi, presso la base di Camp Derby. Cosa significa? Forse niente, il coinvolgimento di Teresa non è in alcun modo dimostrabile, ma lo scopo dei familiari delle vittime è chiarire che la verità processuale è lontana dai fatti e le ricostruzioni dell'accaduto contengono inesattezze, imprecisioni, libere interpretazioni. Ma in questa storia le certezze sono poche. Questa lettera, mostrata da Enrico Federghini, giornalista e scrittore che da tempo si occupa della vicenda Moby Prince, è firmata proprio dal comandante Teodossiu. Cosa dice? Che dopo aver visto fumo e fiamme, non sapendo se la nave incendiata fosse ferma o in movimento, ha deciso di allontanarsi dalla zona per via del suo carico di origine militare. Ma allora chi è Teresa? Chi c'è al timone della nave misteriosa che compare sui tracciati radar alle 20, si imbatte nella motonave Nervio alle 20:30, costringendo il suo comandante a urlare alla radio «Scansati, sei in rotta di collisione», costringe la nave militarizzata Margaret Likes a virare bruscamente per evitare l'incidente, prima di scomparire dai radar alle 22:10 e prima ancora di comunicare a nave 1, senza attendere alcuna risposta, che sta abbandonando il porto di Livorno. Un altro mistero legato a Moby Prince. Non subito, almeno, i soccorsi, il cuore di tutta la vicenda Moby Prince, sono ancora le registrazioni radio a fornirci una ricostruzione. Chi dovrebbe gestire le operazioni di soccorso, il comandante del porto, tace e non impartisce ordini alle varie forze in campo, lunghi minuti di silenzio. Tutto procedeva bene, non c'era necessità di intervenire, chiarirà dopo il comandante albanese, ma intanto alla radio qualcuno fischietta. E alla fine, sul canale 16, quello dei soccorsi, si sente anche quello che sembra essere un pesante insulto rivolto alle 141 persone che si trovano sul Moby Prince. In quanti si sarebbero potuti salvare? Secondo alcuni periti, probabilmente nessuno, perché a bordo morirono tutti in 20 o 30 minuti, ma molti elementi sembrano affermare invece l'esatto contrario. Vediamo quali sono. Sui corpi viene trovato un tasso di carbossiemoglobina superiore al 90%, significa che quelle persone, svenute, inanimate, ma vive, hanno respirato fumo per ore. Queste fotografie scattate nel garage del traghetto mostrano le auto annerite dalla fuligine e decine di manate non coperte da fuligine e quindi successive al rogo, manate che non sono dei soccorritori, visto che si trovano anche sui video dei vigili del fuoco, i primi ad entrare nella nave. Cos'è accaduto?
Dopo l'incendio, ore dopo la collisione, i passeggeri ancora vivi hanno cercato di mettersi in salvo nella parte più fredda della nave, i garage. C'è poi questo video scovato dal programma della RAI La Storia Siamo Noi, documentario Il Porto delle Nebbie. All'alba, un elicottero dei carabinieri sorvola il relitto fumante del Moby Prince. Una persona lo sente ed esce all'esterno, è ancora viva e i suoi vestiti sono intatti, ma il calore la fa svenire. Ecco come è ridotto il suo corpo alcune ore dopo. Mezz'ora dopo l'impatto, il marconista di Moby Prince chiede ancora aiuto. C'è fumo, forse ha uno straccio bagnato davanti alla bocca. Stiamo aspettando qui, ripete alla radio, e poi si dispera, non ci sente nessuno. Ma c'è anche un Mayday Relay, un nuovo tassello che si aggiunge al gigantesco mosaico di Moby Prince. Il Mayday Relay viene lanciato da una nave sulle onde medio-corte, un apparato distinto rispetto al canale 16. Sono le 6.45 del mattino, oltre 8 ore dopo il disastro. Qualcuno nel Mediterraneo occidentale ha sentito la richiesta d'aiuto del traghetto e l'ha rilanciata, non potendo andare a prestare soccorso. Il Mayday Relay non è altro che un rilancio di un Mayday quando non si ha certezza assoluta di essere stati ascoltati nel momento della chiamata di soccorso. Chi ha rilanciato la richiesta di aiuto del Moby Prince era certo che nessuno l'avesse sentita prima. Un solo sopravvissuto, il mozzo napoletano Alessio Beltran, segno che qualcosa nella macchina dei soccorsi non ha funzionato. Ecco il suo racconto fatto in ospedale ai cronisti. All'improvviso ho sentito un rumore. Per il rumore siamo scappati tutti. Scappavamo da una parte, dall'altra. E c'era sempre fumo e fuoco. E allora non sapevo dove si doveva andare. E poi io e altri due miei amici siamo riusciti a sfondare una volta. Siamo andati fuori. Però pure c'era sempre fumo nel fuoco, a mano non si poteva buttare perché era tutto circondato dal fuoco, e c'era il petrolio in terra. Così abbiamo resistito un quarto d'ora di minuti, i miei amici, poi i miei amici non ce l'hanno fatto più. Ho provato a fare una espressione bocca a bocca, ma erano morti. E poi il fuoco arrivava verso di me, io ero rimasto da solo, gridavo, mi sono facendo con i fischi di schiaffo, e nessuno arrivava. Poi mi sono preso, mi sono aggrappato alla passeggiata, e ferri che ci sono con voi in mano. E sono stato là due ore, poi è arrivata la finanza, a detto punto di male mi sono buttato in mano. 25 anni dopo, le speranze dei familiari delle vittime sono riposte nel lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta che dovrà trovare una risposta a 8 quesiti ben precisi, dalla posizione dell'incidente al ruolo della petroliera, dai tempi di sopravvivenza a bordo del traghetto alle condizioni di armamento delle due imbarcazioni. E per farlo potrà richiedere anche a organismi civili e militari stranieri documenti di vario genere. È il caso dei tracciati radar che potrebbero finalmente far piena luce sulla vicenda. Un lavoro immane, una mole enorme di documenti per arrivare alla verità, anche nel ricordo di chi non c'è più. Il ricordo è quello di un...